dopo la sconfitta di Modena, che cosa è rimasto? Ma è rimasto, sono rimaste le sensazioni, le ottime sensazioni che abbiamo avuto dalla partita, che non era per niente facile per noi, lo sapevamo, anzi siamo stati secondo me molto bravi a tenere la partita viva, abbiamo fatto anche noi non tantissimi errori, loro sono stati bravissimi a non sottovalutarci, questo è da sottolineare, cioè, non hanno avuto la mentalità di sottovalutarci, hanno fatto la loro grandissima partita, cioè loro per vincere contro di noi hanno fatto il 65% in attacco, noi non abbiamo demeritato in attacco, solo che quando trovi squadre che battono come batte Modena diventa difficile per tutti, figuriamoci per noi che dobbiamo crescere ancora dal punto di vista di tante cose. Ma sì, per noi era un passaggio obbligato per noi, per la nostra crescita soprattutto, volevamo capire a che punto stavamo e a Modena l'abbiamo capito, abbiamo capito dove dobbiamo lavorare di più, dove siamo già a buon punto. È chiaro che con Latina saremo anche noi carichi, perché vogliamo fare bella figura davanti al pubblico nuovo, no? Oltre a quello castellanese che ci seguirà, e chiaramente proveremo a portare a casa anche il risultato. Ecco, parliamo della sfida con Latina. Ma sì, è una sfida normale contro una squadra forte che ha investito tanto quest'anno, una squadra fortissima, giocatori di altissimo livello, con tanta esperienza in Superlega, quindi noi chiaramente dobbiamo avere pazienza, dobbiamo dare il tempo alla squadra di crescere, mentre le altre, diciamo, queste squadre qui hanno giocatori che in Superlega ormai sono veterani e sanno già come affrontare una gara del genere. Noi saremo pronti, saremo agguerriti, ci faremo trovare pronti. Sicuramente la squadra non darà il 200% come al solito. Ma ti dico, Starovic è un giocatore di livello europeo, un opposto di livello europeo che in campionato italiano ha fatto sempre bene. Credo che poi Maruotti e Savani e Le Goff sono giocatori con esperienza internazionale non indifferente, questo fa, diciamo, la differenza rispetto a noi. In più Sottile, che non dà punti di riferimento, credo che loro hanno fatto un mix di giocatori esperti e forti tale da poter fare un campionato di alto livello, mentre noi dobbiamo sempre essere combattivi, metterla sul piano anche del cuore, non solo della tecnica e della tattica. Quindi per loro qualcosa in più da questo punto di vista di tecnica e di tattica adesso sono un po' avanti a noi. Vabbè, ma noi l'abbiamo detto dall'inizio che siamo penalizzati, però questo non ci deve far trovare nessun alibi. Per noi sarà una partita come tutte le altre, anzi siamo motivati ancora di più proprio perché a Bari adesso è un palcoscenico nuovo e vogliamo fare bene anche lì.